Buon pomeriggio e bentornati all'appuntamento con l'informazione. Apriamo con il maltempo. Il peggioramento meteo ha risparmiato Teramo città, ma non l'entroterra teramano. Scuole chiuse per l'intera giornata di oggi nel capoluogo aprutino e in molti comuni della montagna, dove la situazione è comunque sotto controllo. Intanto gli impianti di Prati di Tivo non riapriranno, visto che la Siget ha rinunciato alla gestione delle strutture. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Scuole chiuse per l'intera giornata a Teramo e in molti altri comuni dell'entroterra teramano. La decisione di sospendere le attività scolastiche, asili inclusi, è arrivata a causa delle previsioni che davano il peggioramento delle condizioni meteo. Lezioni sospese dunque nel capoluogo aprutino, ma anche a Basciano, Colledara, Castellalto, Castiglion Messerraimondo, Isola del Gran Sasso, Torricella, Rocca Santa Maria e Valle Castellana. A Teramo centro sfiocchetta la neve, ma la situazione è fluida e non presenta difficoltà. Al COC, il centro operativo allestito dall'amministrazione comunale nella sede della Polizia Municipale, è tutto sotto controllo. A soffrire, come sempre, sono le frazioni più alte e qualche strada provinciale. Sulla statale di Valfino, a Montepagano e a Ponzano di Civitella, i mezzi della provincia hanno lavorato tutta la notte per liberare le strade innevate. La decisione del sindaco D'Alberto di chiudere scuole e asili cittadini, nonostante la poca neve, è stata criticata sui social da alcuni genitori. La verità è che sono moltissimi gli studenti pendolari che ogni mattina raggiungono Teramo da comuni oggi completamente bloccati. È stata dunque questa la ratio seguita da D'Alberto. E se in città la neve è poca, in montagna, in particolare ai Prati di Tivo, al contrario, si potrebbe sciare meravigliosamente. Si potrebbe, perché ad oggi gli impianti sono chiusi e probabilmente lo saranno per l'intera stagione, visto che a sorpresa la società Siget, con a capo l'imprenditore Erminio Di Lodovico, ha ritirato l'offerta per la gestione della stazione sciistica dei Prati. Un duro colpo per il presidente della provincia, Diego Di Bonaventura, che sperava riaprire gli impianti di risalita per la Befana. Purtroppo i lavori di manutenzione sono partiti in ritardo, la stagione turistica ha perso così il suo periodo migliore e per gli imprenditori l'affare non sembra essere più così appetibile. Tanta neve per niente. Cimitero chiuso per neve a Chieti, lo ha deciso il sindaco Umberto Di Primio in seguito alla precipitazione della notte, alla previsione del bollettino meteo che prevede ulteriori nevicate nella giornata odierna con conseguente abbassamento delle temperature. La sospensione delle visite ai defunti è stata assunta, spiega una nota, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità. I servizi indispensabili di ricezione delle salme presso l'obitorio e le tumulazioni saranno assicurate in relazione alle condizibili condizioni di sicurezza e agli orari già stabiliti. Per il resto, viabilità garantita in tutta la città e, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, scuole aperte nella giornata di domani. Situazione tranquilla in area Vestina dopo la nevicata di questa notte con la coltre nevosa che ha raggiunto i 40 centimetri nel comune di Farindola. Scuole chiuse e nessun problema per i pendolari. Il servizio di Vestina News. Risveglio tutto sommato tranquillo per i cittadini dell'area Vestina dopo la nevicata di questa notte, che ha evitato, almeno per questa volta, di far rivivere momenti drammatici come quelli di 2 anni fa. Nessun problema è stato riscontrato per quanto riguarda la viabilità, con i mezzi sparzaneve e spargisale che si sono messi in funzione già da questa notte per pulire le principali vie di comunicazione, così da evitare anche il pericolo ghiaccio, visto l'abbassarsi delle temperature. Si raccomanda comunque di prestare attenzione, vista anche la presenza di animali a ridosso delle carreggiate, come immortalato questa mattina sulla strada regionale che collega Loreto a Prutino a Penne, dove un gruppo di caprioli, in cerca forse di cibo, si è spinto fino a quote collinari. Nessun disservizio invece per quanto riguarda il pubblico trasporto. Infatti transitano senza problemi i mezzi della società TUA che collegano Pescara ai centri pedemontani e montani. Stesso discorso per il nosocomio Vestino San Massimo, che non ha fatto riscontrare problemi vista la copiosa nevicata caduta su Penne questa notte. Sospese invece, per la gioia dei più piccoli, meno per quella dei genitori, le attività didattiche per la giornata odierna nei comuni di Penne, Loreto Aprutino, Collecorvino, Moscufo, Farindola, Montebello di Bertona, dopo che la coltre nevosa ieri sera in poche ore aveva
già superato i 10 centimetri e visto soprattutto la conferma dell'allerta meteo diffusa dalla Protezione Civile Nazionale, ma questo non ha portato alla necessità di attivare i centri operativi comunali. Un leggero miglioramento è atteso nelle prossime ore, con il sole che dovrebbe tornare a far capolino a partire dalla giornata di domani. È tornata alla normalità la viabilità in via Colle Minazzo a Villa Scorciosa di Fossa Cesia, interessata stamattina da un movimento franoso del materiale, circa 3 metri cubi, si è riversato sulla corsia della strada che va dal bivio della strada provinciale traversa per Rocca San Giovanni alla provinciale Lanciano Fossa Cesia ed altra zona artigianale di località Sterpari. La frana si è staccata da una parte di terreno sovrastante la strada a causa delle infiltrazioni di acqua dovute alle abbondanti piogge di questi ultimi giorni. È stata predisposta la segnaletica stradale che avvisa gli automobilisti in transito e la zona è tenuta sotto controllo. Ed ora lasciamo questa ampia pagina dedicata al maltempo sul problema del dragaggio del fiume Pescara. L'esponente di Confcommercio è Riccardo Padovano, chiede un intervento d'urto di almeno 100.000 metri cubi con lo svuotamento della vasca di Colmata. Il servizio di Paolo Renzetti. Padovano, ieri vertice in prefettura per parlare della nuova emergenza dragaggio del fiume di Pescara. Si opererà entro 10 giorni per una quantità però bassa di sabbia. Voi invece chiedete che sia fatto un progetto più ad ampio raggio. Su quell'area va tolta almeno 100.000 metri cubi perché serve per la navigazione interna, perché serve per consentire al rientro delle barche una sicurezza nel rientro in porto e perché poi deve servire per maggio, se vogliamo veramente riaprire il porto di Pescara collegandolo con i paesi della Croazia, con i Balcani. Tengo a precisare, mi sono sgolato a dirlo, e vedo che si fanno delle riunioni e da queste riunioni non esce mai quella parolina magica che deve essere svuotata da dopodomani, quella vasca di Colmata. A dire il vero se ne è parlato anche ieri. Se ne è parlato, ma se ne parla a bassa voce. Quel materiale si doveva smaltire entro il 31 dicembre 2017, poi prorogato al 2018, riprorogato al 2019. Basta prorogare. Quello è un materiale compatibile per i comuni che hanno bisogno del ripacimento sommerso e che servirebbe di conseguenza a consentire l'opera di dragaggio. Ma voglio aggiungere, io non sono un ingegnere idraulico né sono un esperto del settore, sono un semplice portatore di interesse, ma non si può fare dragare e posizionare l'opera di smaltimento appena dove è stata aperta la diga foranea? Potrebbe essere anche questa una soluzione perché siamo all'interno dell'area portuale. Giustamente ci sono i titolati a partecipare al tavolo, certamente la gente che va in mare, cioè i portatori di interessi, i pescatori, sono quelli più a rischio. E affacciatevi un attimo in banchina e andate a vedere come stamattina la banchina, le barche ormeggiate a pacchetto e una parte della banchina vuota perché purtroppo i fondali sono quelle che sono e che in un momento così particolare della stagione invernale dove ci sono le grandi piogge il porto di Pescara è ricco di sedimenti sabbiosi che non riescono ad essere smaltiti. Ed ora passiamo alla politica. Fabrizio Di Stefano spiega le ragioni che lo hanno indotto a rinunciare alla corsa alle prossime regionali e all'alleanza con il centrodestra guidato da Marsilio. Tutto nel servizio. Vedendo l'impossibilità oggettiva che, che le civiche da sole potessero raggiungere la vittoria senza schieramento di partito, abbiamo all'inizio continuato comunque perché cercavamo un dialogo, comunque perché cercavamo di far capire il nostro progetto politico agli abruzzesi prima ancora che ai partiti, comunque cercavamo il confronto sui progetti, confronto che non abbiamo trovato perché nessuno sta presentando alcunché agli abruzzesi. Quando invece da più parti, compreso soprattutto anzi dal mondo della stampa, è venuto l'analisi che forse questa candidatura avrebbe potuto far perdere il centrodestra, e allora abbiamo fatto questa riflessione. Riteniamo che le candidature vincono per meriti propri e perdano per demeriti propri, non per azioni ultronee. Ma non avremmo voluto e non volevamo essere, non volevo essere
il capro espiatorio di un'eventuale sconfitta del centrodestra. Di qui il passo indietro, non abbiamo condiviso la scelta, sul metodo di scelta del candidato. D'altronde non io, ma i leader regionali di Forza Italia in primis, in maniera perentoria, attraverso anche documenti ufficiali del coordinamento regionale, ma anche quelli della Lega, avevano bocciato questa candidatura, poi sono rientrati. Noi coerentemente non avevamo bocciato, non avevamo criticato, non avevamo semplicemente condiviso, e non condividendo non abbiamo fatto nessuna svolta verso di qua o verso di là. Ci siamo fermati, abbiamo detto assistiamo alle elezioni e vediamo, vinca il migliore, vinca soprattutto colui che possa fare qualcosa di buono per questa regione. Inizia questa sera con la prima puntata dedicata al fenomeno delle liste civiche, la trasmissione di approfondimento politico in vista delle prossime elezioni regionali Moby Dick. Ospiti di Giovanni Minicozzi, Gianluca Zelli, leader di Azione Politica, e Donato Di Matteo di Abruzzo Insieme. La trasmissione andrà in onda alle 21 e in replica sempre questa sera a mezzanotte e domani alle ore 13. Tra gli argomenti trattati nel dibattito tra Zelli e Di Matteo, la sanità con le diverse visioni tra centrodestra e centrosinistra su come rendere più efficiente il sistema sanitario regionale e abbattere le liste d'attesa. Ascoltiamo un estratto della trasmissione. Buonasera amici telespettatori di TV6, da questa sera, da questo venerdì, si arricchisce la già ricca programmazione di TV6 con questa trasmissione di approfondimento, Moby Dick. Ecco, il centrodestra, dopo 4 anni e mezzo di non bellissima amministrazione, non molto efficiente, lo dice stesso Di Matteo, che si propone di fare? Noi discutiamo delle liste d'attesa, tutte le regioni hanno un piano per la risoluzione delle liste d'attesa. Bene, poi uno può riuscire ad adempiere, a non adempiere, però intanto le regioni hanno un piano. L'Abruzzo non ha neanche il piano per la riduzione delle liste d'attesa, cioè Paolucci non ha fatto neanche il piano, quindi immaginatevi quanto ci ha lavorato sulla riduzione delle liste d'attesa. Quindi noi la prima cosa che diciamo innanzitutto è che va ribaltato anche qua il problema. Il problema delle liste d'attesa è un problema del pubblico e quindi della regione. Quindi bisogna fare un centro di prenotazione unico, pubblico-privato, per abbattere immediatamente le liste d'attesa. Dopodiché sarà il pubblico che dovrà, quindi la regione, cercare di risolvere i propri problemi. Di Matteo, da dove ripartirà il centro-sinistra? Questa amministrazione, fatta da tante liste civiche che avranno istanze territoriali, andranno nella direzione di rivedere il sistema sanitario senza vincoli, senza condizionamenti di qualsiasi tipo, di tipo privatistico e di tipo di lobby del pubblico. La sanità deve essere un riequilibrio formativo adeguato tra il rapporto pubblico-privato che guarda le eccellenze, non il CUP unico per le private e le pubbliche. Il privato deve garantire insieme al pubblico delle eccellenze e deve impedire la mobilità passiva, che è la grande piaga di questa regione. Il terzo aspetto è l'organizzazione del sistema sanitario, una grande riforma che preveda in una realtà di 1.200.000 abitanti una AS unica. Stella Cantelli, campionessa di pattinaggio, sarà candidata alle prossime regionali con la lista civica Avanti Abruzzo, che fa capo a Daniele Toto, il servizio di Paolo Renzetti. Si avvicina l'appuntamento con le elezioni regionali e è candidata per la prima volta alle regionali, ma non alla prima esperienza politica, Stella Cantelli. Come mai la decisione di scendere in pista per le regionali? Ha detto bene, in pista, e che è un'assonanza con quello che mi compete nella vita di tutti i giorni. Appunto, io naturalmente nasco come coach di pattinaggio artistico e quindi un'attività sportiva molto importante per l'Abruzzo, tra l'altro. E sono in pista questa volta politicamente perché voglio mettermi in gioco e sostenere la mia regione, sostenere questo progetto del candidato Legnini e di una lista così eterogenea, ma allo stesso momento così campanilista, appunto proprio per il nostro Abruzzo. Sono sicura che sarà una lista vincente e soprattutto che faremo bene per la nostra regione.
lista civica come altre liste civiche. Diciamo che questa è un'elezione, questa delle regionali, particolare perché sono tante le liste civiche in campo da una parte e dall'altra. Ormai si sta superando la logica dei partiti tradizionali. Ovviamente è sintomatico il fatto che ci siano tante liste civiche ed è anche positivo perché le persone del territorio si fidano delle persone che riscontrano, che incontrano tutti i giorni sul territorio, non più di un simbolo politico, ed anche per questo la mia scelta di appoggiare una lista civica proprio per essere più vicino al territorio. Decisiva per la tua scelta, ai fini della tua scelta, anche diciamo la morale suasione di Daniele Toto, che ti ha spinto a candidarti. Assolutamente, l'amico Daniele mi ha dato un incipit per questa corsa, mi ha fatto sposare questo progetto, mi ha fatto amare questo progetto e mi ha fatto credere fortemente in questo progetto, come i tanti altri giovani della nostra lista. Stella, per chiudere, quali secondo te le priorità per la nostra regione ad oggi? Sicuramente le infrastrutture, i trasporti, il turismo e anche il turismo sportivo. Lavoro straordinario per l'ufficio elettorale del Comune alle prese delle elezioni regionali. Il servizio di Daniela Rosone. Ufficio elettorale al lavoro in via Roma per la prossima tornata elettorale delle elezioni regionali per la scelta del nuovo presidente della regione Abruzzo il 10 febbraio. Sabato, come è noto, scadrà alle 12 il termine per la presentazione delle candidature, per cui gli uffici rimarranno aperti ininterrottamente venerdì 11 e sabato 12 gennaio. All'interno del servizio siamo già attivi, è stato costituito l'ufficio elettorale che si sta occupando di tutte quante le operazioni che riguardano le prossime elezioni regionali. Ricordiamo che si terranno il 10 febbraio, quindi sono previste le aperture straordinarie sia questo fine settimana in occasione della presentazione delle liste da parte dei candidati e poi anche per quanto riguarda a cavallo delle elezioni stesse, quindi dall'8 al 10 di febbraio, per quanto riguarda il ritiro delle tessere elettorali da parte dei cittadini. Sabato c'è la scadenza? Sabato c'è la scadenza, quindi saremo aperti venerdì dalle 8 alle 20 e successivamente sabato mattina dalle 8 a mezzogiorno per i candidati che concorrono per le elezioni che dovranno depositare le loro liste entro sabato prossimo a mezzogiorno. Per quanto riguarda invece i cittadini, possono già venire presso i nostri uffici in via Roma 207/A a ritirare le tessere elettorali. Vi raccomando, cercate di venire in largo anticipo affinché sia possibile espletare tutte le operazioni del caso nei tempi previsti. Questa è la raccomandazione che fate sempre, perché in altre occasioni ci sono state le file proprio magari il giorno stesso, il giorno prima, quindi voi volete agevolare anche poi quella che è l'attesa. Assolutamente, infatti vogliamo invitare i cittadini a recarsi per tempo presso i nostri uffici affinché non ci sia appunto la calca che può verificarsi a cavallo degli ultimi giorni. Comunque rassicuriamo tutti che noi anche l'8, il 9 e 10 di febbraio saremo aperti la mattina e il pomeriggio affinché gli ultimi ritardatari possano provvedere a rinnovare la propria tessera elettorale. Nell'avvicinarsi della competizione elettorale, gli uffici per il rilascio delle tessere saranno aperti invece nei due giorni antecedenti la data d'inizio della votazione, da venerdì 8 a sabato 9 febbraio, dalle 9 alle 18 e poi nel giorno della votazione stessa dalle 7 alle 23, oltre agli orari tradizionali degli uffici. Ci saranno 2.000 elettori in più tra diciottenni e nuovi residenti e c'è già tanta gente che sta richiedendo il duplicato della tessera elettorale. Abbiamo circa 2.000 tessere per i diciottenni, quindi che voteranno, e per i nuovi residenti. Sono già pronti e quindi devono essere ritirati. Per quanto riguarda invece i duplicati, perché spesso ci si dimentica dove si è nascosto il certificato elettorale oppure viene smarrito, quanti duplicati avete già fatto e soprattutto che cosa bisogna fare in caso di smarrimento? Allora, abbiamo già la richiesta di circa 200 cittadini a cui sono stati fatti i duplicati e sono stati già ritirati. E una raccomandazione appunto di non venire qui all'ultimo momento, visto che manca un mese. Possono venire qui e avere subito il certificato? Sì, sì, assolutamente, farne richieste e avere subito il certificato. Presentati questa mattina a Pescara presso la Direzione Marittima i dati raccolti in uno studio condotto dal WWF Abruzzo nell'ambito del progetto Salva Fratino 2018 sul litorale abruzzese e nello specifico nella zona dell'area marina protetta del Cerrano. Numeri non entusiasmanti dovuti al calo della nidificazione e a causa dell'azione dell'uomo. Vediamo.
Dal rapporto Salva Fratino 2018 elaborato da AMP del Cerrano e WWF emerge che nel 2018 sui 110 km di costa abruzzese sono stati censiti 29 nidi, molti dei quali in aree esterne a quelle protette Cerrano e Borsacchio. Il 2018 da questo punto di vista infatti è stato un anno anomalo per il Fratino: sui 29 nidi censiti con un totale di 88 uova deposte sono stati 38 i nuovi nati, con un crollo verticale soprattutto nella costa meridionale abruzzese dal fiume Arielli in giù. Per la prima volta quest'anno siamo riusciti a coordinare un progetto a livello regionale per avere più dati possibili circa la nidificazione e cercare di tutelare e sorvegliare i nidi. Purtroppo i risultati non sono stati entusiasmanti, in quanto abbiamo avuto un calo di nidificazioni rispetto agli altri anni. Questo per cause naturali come il clima o la predazione, ma anche per cause umane. Nel corso della conferenza stampa presso la Direzione Marittima di Pescara sono state esposte anche le attività di tutela che saranno messe in campo nel breve periodo. Io ritengo che sia un risultato dovuto alla congiuntura di quest'anno, ecco. Però siccome sta crescendo molto l'attenzione, la sensibilità dell'opinione pubblica, io penso che andremo sempre di più a migliorare e a raccogliere i frutti di un'attività di sensibilizzazione che viene fatta a partire dai ragazzi delle scuole con l'attività di educazione ambientale che facciamo presso Torre Cerrano. Da tener conto che stiamo lavorando appunto con l'area marina protetta per fornire la massima tutela. Quello che preoccupa, è stato detto, sono gli atti vandalici. Questi sì, diciamo alcuni atti vandalici, alcuni anche magari portati in maniera anche inconsapevolmente, e per questo dobbiamo tenere alta un attimo l'attenzione. Un quadro al rettorato dell'Università dell'Aquila ricorderà la figura del professor Massimo Gallucci, una storia di amicizia e solidarietà. Vediamo. L'Università degli Studi dell'Aquila da oggi parlerà anche del professor Massimo Gallucci, prematuramente scomparso nel maggio del 2015, grazie ad un quadro acquisito dall'Ateneo e posto a Palazzo Camponeschi in un'ala del rettorato. L'opera del pittore toscano Angelo Volpe si chiama Davanti al mare ed è ispirata proprio ad una canzone scritta dal professor Massimo Gallucci. Iniziativa portata avanti da Anna Rita Aquilio, che altro non è che l'atto conclusivo di tutte le altre iniziative che l'Associazione Culturale Teatro Immagine, in collaborazione col Distretto 19 Rotary International Club, con l'Associazione Italiana di Neuroradiologia, la Società di Radiologia Medica, l'Associazione Dietro le Quinte, ha organizzato per ricordare la figura di Massimo Gallucci. La sottoscrizione per acquistare l'opera andrà però alla ricostruzione del cinema Paradiso di Amatrice, perché l'artista, con profonda generosità, ha scelto di donare agli organizzatori il quadro. Intanto contentissimo di essere qui insieme agli altri, i miei amici che hanno reso possibile questa impresa, che diciamo si è sviluppata su due filoni. Uno, come poi spiegherà la mia collega Anna Rita Aquilio, è stata proprio l'ideatrice, la scopritrice di questo pittore, Angelo Volpe, che ispirato da questo pezzo nostro, di Massimo, aveva dipinto questo quadro. Contemporaneamente noi come gruppo e come associazione volevamo ricordare con un evento musicale il nostro collega, come abbiamo fatto già altre volte, e quindi dall'unione di queste due situazioni, che si sono poi convogliate su un obiettivo comune, è nata questa idea. A raccogliere i 5.000 euro sono stati il personale universitario ospedaliero della ASL dell'Aquila. Ora il quadro è in un'ala del rettorato. C'è una targa a ricordare Massimo Gallucci, che prima di essere uno dei migliori neuroradiologi in Italia e nel mondo, era una persona profondamente umana, un amante della cultura e della musica. Il quadro è stato accolto con molto piacere dalla rettrice dell'Ateneo, Paola Inverardi. Del resto, il professor Gallucci ha avuto un ruolo molto importante e significativo all'Università dell'Aquila. Massimo è stata una persona e un grande medico. È un grande amico, quindi a noi manca da una scala da fino a 100, ma manca a tutta la città con la sua
con il suo modo di lavorare, il suo modo di affrontare il lavoro sempre con dedizione, sempre ha salvato un sacco di persone e quindi la sua assenza si sente. Andiamo nella Marsica, Simone Angelo Sante traccia il bilancio turistico del comune di Ovindoli per il 2018 anche rispetto alle nuove linee del governo nazionale, il servizio di Infomedia News. Si è concluso un nuovo anno, il 2018, il 2019 è appena cominciato e è il momento di tracciare un bilancio per quanto riguarda il comune di Ovindoli, sicuramente un territorio anche particolareggiato essendo un comune di montagna. Quali sono allora le principali voci e le linee di questo bilancio che proveremo a tracciare? Sono in corso di svolgimento le procedure per il master plan che consentiranno al nostro comune, alla nostra stazione di offrire ancora più piste e ancora più servizi. Abbiamo di recente ottenuto un ulteriore finanziamento per migliorare l'accessibilità. Faremo dei lavori importanti per ciò che riguarda i parcheggi, sistemeremo il parcheggio della Dolce Vita che per chi viene a Ovindoli è conosciuto e da lì partirà poi anche un successivo arroccamento, quindi non sarà necessario parcheggiare all'attuale zona del piazzale della Magnola, ma sarà utilizzabile anche quello e verrà attrezzato. Da Ovindoli passiamoci. Ci spostiamo al sistema Marsica, soprattutto in riferimento a quelle che sono le nuove linee del governo nazionale. Da questo punto di vista, dopo l'approvazione della legge di stabilità, c'è stata la manovra economica, ci sono nuove leggi che concernono l'occupazione giovanile, ovviamente la Marsica, anche con il decreto sicurezza, come potrà rapportarsi a questo scenario che quindi si è andato a configurare? Noi dobbiamo ricostruire il sistema Marsica. Questo che vedete qui ad Ovindoli è uno degli elementi, e cioè il turismo. Continueremo a fare le battaglie, ad esempio sull'aumento del prezzo delle autostrade. Noi ci dobbiamo opporre con forza, continueremo a farlo. Ringrazio i colleghi sindaci che fino ad oggi hanno portato avanti questa battaglia. Altro argomento è quello del trasporto su rotaia. Abbiamo una ferrovia davvero ferma al 1800, a quando è stata inaugurata. Questo non è tollerabile. Quando Ovindoli tira, riguardo l'aspetto invernale, tira la Marsica e tira l'Aquilano. Vogliamo esportare questo sistema Ovindoli all'intero sistema economico marsicano. È ovvio che non può essere tutto turismo, perché noi abbiamo la vocazione agricola, abbiamo la vocazione industriale e bisognerà darsi da fare per risolvere problemi annosi. Ed ora la pagina sportiva. Pescara molto attivo in queste ore sul fronte mercato, fine anticipata del prestito per Andrea Palazzi che torna all'Inter per essere girato in Serie C al Monza. Ore decisive anche per la cessione del centravanti Andrea Cocco. In queste ore a Milano il presidente Daniele Sebastiani ha posto le basi per la cessione a giugno di Gravion all'Inter, mentre il Cagliari ha chiesto informazioni sul capitano Gaston Brugman. La squadra intanto continua a lavorare al ritmo di doppie sedute. Dopo Fiorillo anche Balzano non si nasconde. L'obiettivo è la promozione in Serie A. Il servizio di Paolo Renzetti. Antonio Balzano, come si lavora e come ci si sente con il secondo posto in classifica? Beh, di sicuro si respira un'aria felice. Abbiamo concluso il girone d'andata direi in ottima posizione. Adesso siamo ritornati qui e ci aspetta un duro lavoro in questa settimana. L'anno prossimo inizieremo a preparare la partita e sarà un lungo cammino fino a maggio, quindi tocca lavorare ora. L'obiettivo del Pescara nel girone di ritorno, cercare di mantenere questo piazzamento così rilevante? Beh, di sicuro, essendo in questa posizione di classifica, ci proveremo fino alla fine cercando di stare lì. E dopo noi ce la metteremo tutta, quindi speriamo che così sia, non voglio dire altro. Presidente Sebastiani qualche giorno fa ha detto ci siamo anche noi per la Serie A. Di sicuro ce la giocheremo con tutti, questo è poco ma sicuro, andremo su tutti i campi senza aver paura di giocarcela perché abbiamo le qualità sia fisiche che tecniche per tenere testa a tutti. È ancora presto, però tra 10 giorni ci sarà la Cremonese, subito un impegno arduo con una formazione molto attiva tra l'altro sul mercato in queste ore.
Beh, di sicuro già nel girone d'andata era una squadra ben preparata, quindi troviamo una squadra abbastanza organizzata e dovremo fare la nostra partita in casa prima dell'anno, quindi dobbiamo cercare di portare a casa i tre punti. Antonio, quanto dà fastidio in questo periodo della stagione questo calciomercato? Penso che ci sono tutte persone intelligenti che sanno di che tenere fuori questi tra virgolette problemi, quindi il calciomercato è fuori dal nostro lavoro, dai nostri allenamenti, dalle partite e tutto il resto. Ieri pomeriggio nella sala stampa del Bonolis, presentazione ufficiale del neo socio Nicola Di Matteo. L'imprenditore di origine campana entra nella compagine biancorossa con una quota sostanziosa ma di minoranza. Il servizio di Jacopo Forcella. Nicola Di Matteo, innanzitutto benvenuto a Teramo, ha sottoscritto il 20% delle quote di una società, ma quello che ha colpito di più in conferenza stampa sono state le sue parole quando ha detto l'obiettivo da qui a pochi anni, insomma, è tornare a vincere qualcosa, un verbo che qui a Teramo insomma non si sente da un po'. Vabbè, io, a parte il Teramo, che se vinci un campionato in Serie B è un bene per tutti, per la città, per i giornalisti, e poi sono uno molto realista, non sono surrealista nelle mie parole, quelle che dico, è una grossa soddisfazione anche nei miei confronti personali, perché sono tanti anni che faccio questo calcio. Non ci sono riusciti perché non ho mai trovato i presupposti giusti. Ho fatto tante società di calcio, tante società mi chiamano, non a livello che vado lì che metti i soldi, a livello di come gestire una società di calcio, perché la società di calcio la gestisco come un'azienda vera, con un po' di fortuna, con tanta capacità e con qualche disponibilità economica ci puoi arrivare. Non è facile, però si ci può fare. Lei è un uomo del sud, trapiantato al nord, adesso viene a Teramo, insomma ha un po' girato l'Italia con il calcio. Adesso vado un po' più a sud adesso. Tornarsi avvicinato a casa. Sono avvicinato a casa. No, Teramo, io così anni passati venivo a fare dei giri qui a Giulianova, così avevo degli amici, così sono stato anche a Teramo a fare un giro nella città. Anni passati, però è una bella città. Si può fare calcio perché c'è del pubblico. C'è, non è il pubblico di Sant'Arcangelo, quei paesini che fanno anche le capro, però non c'è pubblico, non c'è soddisfazione di fare calcio. Negli anni passati si è sempre detto con Campitelli insieme è difficile coesistere, perché Nicola Di Matteo coesisterà bene con Luciano Campitelli? Per me parla un po' come me lui, parliamo uguale, abbiamo lo stesso obiettivo, quello che io voglio fare. Io spero, perché adesso ognuno quando parla dice sempre all'inizio siamo tutti amici, ci vogliamo bene, questo è sempre i moralisti, invece sono molto realisti. Purtroppo anche fra un anno a Campitelli ci rompiamo in bocca e si fa caccia. Qui non piace sempre dire le stesse parole. Sai, io ci sto bene perché è una brava persona, è buona. Oggi è buona, oppure sono io, oggi sono buono, ma non sono più buono. Però cerca di tenere sempre una famiglia unita. Anche se vado via dalla società, io vado via dalla società quando le cose non ci sono più, manto, parliamo di manto, io 6 mesi ho portato di tanti soldi, non ci sono riuscito, però gli amici che ho rimasto, i giornalisti, mi chiamano ancora, per dire sono realista le cose, io faccio quello che posso fare, buon lavoro. So che qui si può fare qualcosa di importante. Buon lavoro allora. Grazie. 21esima giornata di Serie D condizionata dal maltempo, rinviata al 23 gennaio la partita prevista per domani tra Matelica e Pineto, rinviata anche Agnonese e Cesena. Saranno dunque 3 le abruzzesi che anticiperanno domani il Francavilla ospiterà alle 14 il Campobasso, regolarmente alle 14:30 le partite che coinvolgono Notaresco e Avezzano. Domenica invece toccherà a Giulianova e Vastese, per noi Andrea Costantini. E ancora il maltempo a condizionare il campionato di Serie D. Dopo le 3 partite rinviate la scorsa domenica, sono già 2 quelle che saltano per la seconda giornata di ritorno. Ieri l'ufficialità del rinvio al 30 gennaio di Agnonese Cesena. Nella tarda mattinata di oggi la comunicazione è che Matelica Pineto, prevista per domani, non si giocherà e sarà recuperata mercoledì 23 gennaio, ore 14:30. Un match che era quello più importante di questa 21esima giornata, con gli Adriatici pronti a sferrare l'attacco al secondo posto occupato proprio dal Matelica.
Per il resto, come sta diventando prassi quando incombe un infrasettimanale, il turno prevede diversi anticipi. In ottica abruzzese saranno in campo domani Francavilla, ore 14, Avezzano e Notaresco, ore 14:30. Dopo due trasferte proficue torna tra le mura amiche il Francavilla, che si è sbloccato in trasferta sul campo della Savignanese e ha strappato un punto d'oro a Pineto. Deve però fare i conti con l'infortunio di Palumbo. Di contro, al Valianzuca arriverà un Campobasso rilanciato dal mercato, con 10 punti nelle ultime 4 partite del 2019. E che ha gioco forza riposato nella prima domenica dell'anno nuovo, partita rinviata a causa maltempo con la San Giustese. Giallorossi di Rachini a caccia di punti preziosi in chiave playoff. Stesso discorso per il Notaresco, che ha riassaporato domenica scorsa il gusto della vittoria dopo quasi 2 mesi. Sfatato questo mini tabù, i rossoblù di Cudini sono pronti a dare battaglia alla Recanatese in quello che è un vero e proprio scontro diretto tra due squadre appaiate a 33 punti. Recanatese senza Olivieri, fermato dal giudice sportivo. Duello tra grandi attacchi, da una parte Pera e Sivilla, dall'altro il tridente Moretti, Liguori, Minella. Gara che promette tanti gol. Match importante in chiave salvezza per l'Avezzano, che si affida al Fortino dei Marsi per avere la meglio sul coriaceo Monte Giorgio. Dopo l'addio di Deramo, il tecnico dei marsicani Federico Giampaolo può contare su alcuni rinforzi. Se l'esterno Simone Fulvi era già andato in panchina a Cesena, saranno a disposizione dal match di domani l'attaccante Mattia Bruni, nella prima parte di stagione ad Arzachena. Arriva in prestito dalla San Benedettese, lo scorso anno una delle poche note liete dei nerostellati in Serie D. E il centravanti senegalese Scuola Genoa, Falou Samb, ex Ancona, che nella prima parte di stagione è stato in una squadra della Serie A maltese. Domenica invece toccherà a Vastese e Giulianova, entrambi in trasferta sui campi rispettivamente di San Maurese e Castelfidardo. Anche per questa edizione è tutto, vi ricordo che potete rivedere i nostri servizi sul sito internet www.tv6.it. Appuntamento con l'informazione alle 19. Buona giornata.